Bene, bene, bentornati, bentornati sul mio canale. Oggi video un po' diverso, cambiamo. Anzi, fatemi sapere poi nei commenti se come tipo di format, chiamiamolo così, vi piace. Vi faccio entrare nei miei sogni proibiti in fatto di chitarre. Un po', provate a sognare con me. Vi presento le 5 chitarre da Mille e una Notte, per cui farei carte false per averne una. Prima di proseguire, come sempre, vi ricordo l'iscrizione, campanellina, eccetera, eccetera. Non mi ripeto e non vi tedio ulteriormente. Allora, ogni chitarrista ha i suoi, come dire, sogni proibiti, chitarre magari molto rare, molto costose, molto belle, che sogna da una vita. E io sapete che non amo particolarmente gli strumenti di fascia media in generale, soprattutto quelli un po' wannabe, chiamiamoli in questo modo, quelli vorrei ma non posso. Preferisco piuttosto risparmiare per degli anni e poi comprarmi quello che effettivamente voglio, come ho fatto con questa Les Paul, ma anche con la PRS o con altri oggetti che utilizzo per lavoro quotidianamente. O se no, come avete visto da qualche video scorso, mi piacciono le chitarre, invece quelle senza pretese, quelle proprio da 100 euro, 150 euro, quelle che tutto quello che vi danno è grasso che cola, è tutto regalato. Ciò nonostante, ognuno di noi ha, come dire, un po' di pizzicorino di pelle d'oca sulla nuca quando vede degli strumenti che per motivi suoi, di passioni, di gusti, di feeling o innamoramento per qualche artista lo fanno impazzire e quindi non possono resistere alla tentazione o devono resistere perché magari sono strumenti estremamente, estremamente rari e o barra costosi. Quindi iniziamo subito. Io amo le classifiche, mi sono sempre piaciute le classifiche, così perché sono una roba divertente e spero che piacciono anche a voi. Iniziamo. Primo strumento, così che mi viene in mente, è una Les Paul di quelle col top da Mille e una Notte. Questa è una Les Paul meravigliosa, non la cambierei e non la venderei per nulla al mondo. Ma mi piacerebbe tanto, tanto, tanto avere una di quelle Les Paul, quelle che vengono chiamate col top AAAAA, tripla A, come fosse la classe energetica della lavastoviglie o del televisore. Perché trovo che i top in acero di alcuni modelli di Les Paul del Custom Shop siano veramente delle robe da farvi venire le lacrime agli occhi. Non ne faccio neanche una questione di timbro, tanto posso immaginare che suonino tutte molto bene, chitarre con quel tipo di cura nella manifattura. Però quando vedo le Paul R9 con queste fiamme che si innalzano e si irradiano dai pick-up, ogni volta se le vedo su Instagram o su qualche sito di qualche negozio, veramente inizia a prudermi dappertutto e devo fermarmi perché ovviamente sono chitarre che necessitano, ma tutte quelle che vi presenterò qui in classifica non ce n'è una da 500 euro per capirci. Quindi, non essendo ricco, mi piacerebbe essere ricco. Anzi, se qualcuno di voi ascoltatori e telespettatori del canale di Doc Memme, particolarmente abbiente, vuole regalare delle chitarre, sto scherzando ovviamente, però mi fa ridere questa cosa un po', è un piccolo aneddoto. Un allievo mi raccontava che è andato a vedere un concerto di Pat Metheny qualche anno fa. E al termine del concerto c'era la fila fuori che lo aspettava per autografi e cose, e molti gli regalavano una chitarra, come se Pat Metheny avesse necessità di avere delle chitarre in più. Beh, io magari qualche necessità ce l'ho, quindi se per caso, non sono Pat Metheny, lungi da me esserlo, però è tutto ben accetto. Tra un po' è Natale, magari ci si può fare un pensiero. Chitarra numero 4, vado in ordine sparso, non è una vera e propria classifica, ma è solo un elenco. Un'altra PRS. E qui si apre un baratro di opzioni, perché sono veramente, ce n'è una quantità di belle che non saprei quale scegliere. Sarei tentatissimo tra la David Grissom Model, la John Mayer, che è meravigliosa, l'ho provata un paio di volte, è veramente una specie di Stratocaster, però meglio di una Stratocaster. Non per tutto, però veramente splendida. O una di quelle che ulteriormente mi fa venire il solito pizzicorino qua dietro la nuca è la Special Semi Hollow, che è una Custom 22 quasi semiacustica con il taglio F, due humbucker e il singolo centrale.
Ma in generale mi piacerebbe una PRS con il ponte mobile, perché quella che ho io, la McCarthy, come sapete, ha il ponte fisso con cui mi trovo benissimo, perché anche sulla Les Paul c'è ponte fisso, sulla Stratocaster l'ho bloccato. L'unica chitarra col ponte mobile che ho è la Luke, però mi piacerebbe avere uno strumento con quel timbro, quelle caratteristiche che ritrovo sulla McCarthy, ma con un ponte che abbia la leva e che mi possa permettere di andare in territori un po' più Scott Henderson, un po' più Landau. Però le PRS, ragazzi, quelle della serie Core, oltre a costare uno sproposito, sono anche chitarre veramente fighissime. Chitarra numero 3. Qui ci addentriamo nei meandri delle Super Strat e vi parlo di Tom Anderson. Tom Anderson è un marchio americano, ovviamente come tutti gli altri che vi propongo in questa lista dei sogni e dei desideri, e che costruisce principalmente Stratocaster e Telecaster di livello assoluto, dalla scelta dei legni ai pick-up, è proprio un master builder di quelli come Shure. Mi piacciono molto anche le Shure, però non lo so, Tom Anderson mi sfizia di più, sarà che è un pochino più rara. Chico Gussoni ne ha più di una e ne decanta le qualità. Ne ho provata una in un negozio qui a Torino molti anni fa, bellissima. Però hanno una scelta di legni e di caratteristiche che me le fa amare alla follia. Dalla forma della paletta, che trovo estremamente elegante, alla cura che viene messa nei vari binding sul corpo e sul manico, e sarei indeciso tra probabilmente un modello Telecaster, magari strano, con due humbucker e il singolo centrale, così, tipo questo della foto, oppure un modello Stratocaster Super Strat con l'humbucker, magari con un set di pickup tipo quello di Andy Timmons, però con una chitarra secondo me ben più performante e bella rispetto a un Ibanez, gusto mio, eh? Posto numero 2. Posto numero 2, anche qui siamo in territorio di Super Strat e parliamo di chitarre Tyler. Tyler è un marchio che la stragrande maggioranza dei chitarristi neanche conosce. In realtà è molto affermato, un marchio californiano che soprattutto negli anni 80 e 90 ha prodotto strumenti per Michael Landau, Dan Huff, tutti i turnisti di Los Angeles, di riffa o di raffa, utilizzavano almeno una Tyler. Sono, insieme a Tom Anderson e Shure, probabilmente il non plus ultra delle Super Strat, però parliamo sempre di chitarre che si va dai 5.000 euro a salire, quindi non sono robe che dici, ma esco e mi compro una Tyler. Primo perché in Italia ce n'è pochissime, ci sono pochissimi negozi che hanno magari come usato, portato da un cliente che l'ha scambiata con qualcos'altro, una chitarra Tyler. C'è qualcosa a Milano, forse qualcosa a Roma, o se no le trovate sparse in giro su noti siti di compravendita di strumenti musicali. Però le trovo stupende, le trovo stupende, hanno delle colorazioni pazzesche e non posso fare a meno di ammirare quella paletta così assurdamente e talmente fuori di testa che è bella. Per quello che mi riguarda, tutta squadrata che sembra mal sposarsi con una filosofia di tipo Fender in cui tutto è tondeggiante, tutto armonioso, la paletta così un po' anche fallica se vogliamo, la trovo veramente un colpo di genio. Poi hanno tutte una specie di smussatura sul manico che le rende estremamente comode da suonare e poi non posso non pensare a tutto il mondo meraviglioso degli anni 70, 80, 90 del turnismo di Los Angeles e, come dire, immaginarmi un po' Landau di quegli anni con tutti questi effetti, chorus che viaggiano, avere una bella Tyler in mano. Mi piacciono molto sia quelle black, proprio modello Danaf o Landau, ma anche quelle tipo Burning Water che hanno queste colorazioni fantascientifiche che si vedono lontano un chilometro, un po' tamarre, però con un fascino secondo me incredibile. Ultima e non ultima, l'unica chitarra che veramente avrei bisogno di possedere, perché le chitarre, una mia filosofia, che hanno fatto la storia della musica, sono di base 4, possiamo allargarci a 6, se ci mettiamo dentro la Gibson SG e la Rickenbacker, quella che utilizzavano i Beatles o i Ram o Tom Petty. E per me sono la Telecaster,
la Stratocaster, la Les Paul e la Gibson ES335 o nelle sue declinazioni 345, 355, quelle un pochino più sofisticate a livello di elettronica o anche solo di cura del dettaglio. Però proprio quella che mi manca e che vorrei per quando devo suonare magari un repertorio un po' più vicino al jazz blues è la Gibson 335. Chitarra meravigliosa, grossa. È grossa, però è comoda perché avere il braccio che si appoggia più o meno a questa altezza, devo dire che per il mio modo di suonare è molto confortevole, che vi permette di spaziare veramente. Ci suonate dal jazz al country, blues, non ne parliamo neanche, fusion, non per niente Larry Carton l'ha scelta come sua chitarra principale, quasi il chitarrista che più l'ha resa celebre, l'ha sdoganata, ma da Bonamassa, Chuck Berry, dai Beatles, ai Rolling Stones, una buona parte del rock internazionale degli ultimi 70 anni è stato suonato con una Gibson 335. Quindi quella mi manca proprio, non è solo un sogno proibito, è proprio un'esigenza lavorativa. Che dire, abbiamo concluso l'elenco, mi piacerebbe sapere da voi, scrivetemi nei commenti i vostri sogni proibiti. Però non scrivetemi roba da 500-600 euro che basta risparmiare tre ristoranti e volendola si può comprare. Le robe proprio che vi fanno, gli occhi vi escono fuori dalle orbite, che vi fanno gli occhi iniettati di sangue, proprio come degli assassini, quando le vedete, dovete, quella potessi, la comprerei. Queste sono le mie, ripeto, scrivetemi sotto le vostre. Spero che questo tipo di video così un po' diverso, un pochino più frivolo, vi sia piaciuto. Ci vediamo prossimamente su questi schermi, magari ne faccio uno uguale sugli amplificatori e sui pedali. Ci vediamo la prossima settimana. Ciao!